siamo in Piazza Garibaldi a Padova, con noi Filippo Ascerto. Ecco, questa è sempre stata una zona in cui avveniva anche lo spaccio, però da qualche giorno le cose sono cambiate. Cosa è successo nello specifico? È successo che quando si occupa una piazza, quando ci si organizza e ridiamo vita alle attività quotidiane dei padovani, gli spacciatori vanno via. Se li abbandoniamo e desertifichiamo le piazze, se le prendono gli spacciatori. Io sono arrivato qui, c'erano 8 spacciatori, gli ho intimato di andare via, ho chiamato la polizia, mi sono messo qui davanti a loro, gli ho impedito i loro traffici, hanno cambiato piazza. Però non è risolvere il problema cambiare piazza, è che bisogna cacciarli proprio via dall'Italia se extracomunitari, per il semplice motivo che chi delinque non è che può stare qui in Italia, se ne deve tornare a casa propria. Chi viene qui in Italia in pace, che vuole lavorare, integrarsi, ben venga. In questo caso erano dei tunisini, non si sono più visti, ho chiamato per ben 2 volte la polizia all'inizio, quindi ho fatto quello che auspico possano fare tanti altri padovani su questo esempio, per ripulire la città. Ecco, per far questo è stato importante anche l'appoggio con i commercianti della zona, ma anche con i residenti. Sì, proprio così, i commercianti hanno collaborato, io gli ho lasciato il mio numero di telefono, mi hanno contattato ogni qualvolta si vedeva arrivare un pusher in bicicletta, io qui a presenziare e a dire: mi dispiace, se ci sto io non potete spacciare, tutto qui. Ecco, il messaggio anche forte da lanciare alla popolazione è uno in particolare. Sì, il messaggio da lanciare alla popolazione è di non aver paura. Riprendiamoci la nostra città, adesso è il momento, e ripuliremo Padova dal degrado e soprattutto cacceremo gli spacciatori. Poi un appello lo voglio fare a livello nazionale. Non seguite la follia di liberalizzare le droghe. Le droghe fanno male e gli spacciatori vanno combattuti. Quindi tutto qua.